Sono state le dichiarazioni del procuratore capo Fernando Asoro a margine dell'operazione Cave Canem a far discutere fuori dalla celebrazione i tanti intervenuti all'assemblea delle associazioni anti-racket che per la prima volta si è tenuta a Gela. Secondo il procuratore, in città persistono ancora troppe sacche di omertà, nessuno denuncia e soprattutto continua a non esserci un sistema di videosorveglianza pubblico. Dichiarazioni molto forti, quasi provocatorie, quando Asoro si spinge addirittura a dire che i cartelli con la dicitura città videosorvegliata andrebbero rimossi dagli ingressi del perimetro urbano. Dichiarazioni che Renzo Caponetti ha voluto commentare così. Ancora ci sono tantissime cittadine che devono denunciare, però bisogna dare atto che a quelli che hanno denunciato, che sono quasi 204, e questa è una realtà. L'operazione Stella Cadente è avvenuta per mezzo di queste denunce. È vero, ripeto, sono delle battaglie vinte, ma ancora la guerra è tutta da fare, insomma, ci sarà del tempo, ci vorrà del tempo prima di che ci sia la massima collaborazione, la collaborazione al 100%, però diamo atto che per ora si attivano, si fa quello che si può. Di potenziare la videosorveglianza si è parlato in tutti i tavoli per l'ordine e la sicurezza pubblica, ma l'iter sembra non completarsi mai. La videosorveglianza indubbiamente resta una delle priorità fondamentali per Gela. Sotto questo profilo io ho avviato immediatamente delle interlocuzioni sia con l'allora commissario straordinario sia con l'attuale amministrazione, e stanno praticamente mettendo a punto un progetto, perché non è che mancasse un progetto in precedenza di videosorveglianza, solo che quel progetto, che ha comunque partecipato ad un bando del Ministero dell'Interno che mette a disposizione di tutti i comuni italiani delle importanti risorse, aveva quel precedente progetto un costo esorbitante, quindi come tale praticamente il comune di Gela si era classificato in fondo alla classifica. Allora lo stiamo rivedendo affinché possa diventare veramente concorrenziale, perché ricordiamoci, o un'amministrazione ci mette di tasca propria le risorse oppure deve diventare concorrenziale con tutte le altre amministrazioni che partecipano ai bandi pubblici. E allora sotto questo profilo l'azione che sto mettendo in campo con l'amministrazione comunale è di individuare i punti fondamentali nei quali non può mancare nel territorio gelese la videosorveglianza, che poi in prospettiva e in presenza di finanze, di finanziamenti aggiuntivi, di risorse straordinarie che possono naturalmente esserci di là nei prossimi anni, si ingrandirà. Ma l'importante è che quantomeno nelle zone essenziali, fondamentali, almeno lì si ottenga il finanziamento ministeriale. Tra gli ospiti più attesi il prefetto Anna Paola Porzio, commissario straordinario del governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket e anti-usura, che ha fatto il punto sulla battaglia al racket a livello nazionale. A Gela sta andando bene, perché l'associazione anti-racket Giordano, guidata dalle mani sapienti e dal coraggio della forza Renzo Caponetti, sta facendo delle cose molto grandi. In altri posti non è la stessa cosa, e quindi bisogna lavorare.